questa mia storia, chiamiamola così, nasce nel lontano 1996. Occasionalmente mi recavo a Pastirana di Rocca, un ospedale dove si andava per fare dei controlli, e un anno andai a trovare un caro amico che purtroppo aveva avuto una complicazione, e conobbi dei ragazzi che stavano praticando questa disciplina, tra cui Pierangelo Bandera, che è uno dei miei compagni di squadra da molti anni. Pierangelo mi chiamò e mi disse: guarda, io vorrei provare a giocare il campionato italiano, visto che te comunque sei abbastanza a livello, se vuoi provare a venire a giocare con me. Sinceramente non avrei mai pensato di andare a fare delle gare internazionali e via discorrendo. Non sapevo neanche dell'esistenza di questo ambito sportivo, anche perché era nato l'anno prima. Era nato nel 2006, io nel 2007 andai casualmente in ospedale e vidi questo mondo. Quando eravamo piccoli si chiamava biliardino, poi c'era chi lo chiamava così, chi lo chiamava calcio balilla. Diciamo che il termine più ufficiale adesso è calcio balilla. Nei bar era quello, andavi, c'era il jukebox, c'era il flipper, c'era il calcio balilla. Invece adesso cosa vai? Vai dentro e trovi un sacco di macchinette mangia soldi, non c'è più neanche quel, a livello sociale, neanche quell'entourage di amicizie che c'era una volta, non c'è più, ma non perché non c'è più, perché siamo noi che non ci siamo più lì. Vedi, anche i ragazzi da adesso hanno degli interessi completamente diversi, non c'è più. Noi con 200 lire ci divertivamo in quattro per un tot di minuti. Ai tempi nostri questo gioco qua era un qualcosa che riusciva a dare delle emozioni, che quello che manca molto spesso è questo, perché uno può andare anche dentro un bar, si attacca una macchinetta, ma che cosa gli può dare? Né divertimento, né emozione. Le menti più contorte ne escogitavano di ogni, dal bastoncino di legno che poi non si poteva più fare, perché ovviamente i costruttori hanno provveduto a mettere due lamelle di metallo che non facevano più scendere le palline. Poi vabbè, coi calcio balilla, ma ci sono stati anche coi videogiochi, c'era chi schiacciava le 20 lire sotto il tram per andare a buttarle dentro il cabinato, oppure quelli che smontavano gli accendini elettrici per andare a mandare in tilt il cabinato per giocare. Cioè, ne abbiamo viste di ogni. Una delle gare più importanti che ho vinto è stata la Coppa del Mondo nel 2013 a squadre, dove mi sono presentato comunque a giocare una competizione dove non ero nello stato d'animo dei migliori stati d'animi per andare a quella gara, perché comunque era da 10 giorni mancato mio padre, quindi sono andato a una gara che era, oltre a essere difficile, era difficile anche per me psicologicamente. È stata una delle gare tra le più belle, perché si è vinti in quattro persone, perché abbiamo vinto un titolo che fino ad oggi l'abbiamo vinto solo noi della categoria disabili, e quando si vince con altri probabilmente è anche più bello. Quindi io quando vinco una gara anche con il mio compagno, per me è anche meglio. Fondamentalmente la vittoria per me non rappresenta un fine assoluto. Se arriva è bene, però se arriva con gli altri è anche meglio, perché condividere con altri le gioie, come anche i dolori, ti porta sempre a darti una motivazione in più. Per aumentare comunque, per riuscire a stare a questo livello, devi comunque continuare a giocare per anni, perché se smetti inizia a calare, inizia a regredire. Poi i risultati, se vengono, bene, se non vengono, uno l'importante è che ci provano. Anche nella categoria comunque dei normodotati, quelli che arrivano in fondo sono dei campioni, e se sono dei campioni è perché si allenano, e perché comunque hanno sicuramente anche un dono, perché non è che basta solo allenarsi per diventare un campione. Quelli che non si allenano non è che possono pretendere di arrivare lì e dire: vado a vincere un mondiale, perché fino ad oggi non abbiamo registrato queste cose qua. Quindi è uno sport, qualsiasi disciplina, che ti permette di portarla a un livello estremo comunque, e di riuscire a confermarti. Se fosse a random sarebbe una lotteria, non sarebbe uno sport. Con lui diciamo che ormai siamo affiatati da anni. Io ho iniziato nel 2006, lui, come ha già spiegato prima, è entrato a far parte del circuito nel 2007, abbiamo quasi sempre giocato assieme. E ci siamo tolti parecchie soddisfazioni. Diciamo che abbiamo vinto 5 o 6 volte il campionato italiano insieme. Nel doppio, chiaramente. Noi, vabbè, partivamo dal presupposto di andare a divertirci nei bar, quindi di passare le giornate dopo lo studio. È vero. E dopo lo studio ci siamo tolti. Ci alziamo 8-10 cm per avere meno difficoltà nel movimento, nel gioco. Non lo sapevo.
perché stando seduto in carrozzina normalmente si giocherebbe con le spalle troppo incassate e problemi ai trapezi, problemi a livelli tendine e compagnia bella, quindi sì. Cerchiamo di stare con un supportino sotto, diciamo, al cuscino per avere meno problematiche a livello fisico. Secondo me l'unica cosa che si può fare è cercare di arrivare a rompere le scatole alle televisioni, anche le televisioni minori, tipo quelle della Lombardia piuttosto che del Piemonte o della Liguria, quello che vuoi. Però se non si arriva a quello, difficilmente puoi avere visibilità, perché poi se non hai, chiaramente non ti fai vedere, nessuno ti mette un nome sulla maglietta e ti dà dei soldi per poter fare le trasferte piuttosto che andare in nazionale o cose di questo tipo. Abbiamo anche delle regole per questa cosa, nel senso che non si può andare oltre il cinturino, deve passare sempre un palmo della mano sotto. Io utilizzo anche una cintura per evitare lo sbilanciamento anteriore e stare con le braccia un po' più distese agevola comunque i movimenti e si riesce a evitare quello che sono gli infortuni, perché è una cosa grave comunque per tutti, penso, per i disabili ancora di più, avere degli infortuni, specialmente agli arti superiori, quindi è ovvio che stare con una postura di questo genere a breve termine porterebbe a dei risultati negativi sulle spalle, sui tendini, cosa che io ho già avuto quando giocavamo tempo fa senza nessun tipo di supporto, poi pian piano provai a mettere qualcosina sotto e mi alzai pian piano. Si può anche dire che ti aiuta ad avere una maggior consapevolezza del tuo equilibrio, questo tipo di mettersi sotto i supporti all'inizio sembra un po' destabilizzante, poi ci fai un po' l'abitudine e si riesce a gestire la cosa meglio. Ci si gioca su un campo sabbiato che fa molto grip con quella pallina lì, a tradizionale su un campo invece molto liscio col vetro lucido, questo qua è invece una via di mezzo, è un ibrido, noi ci giochiamo un po' così cos'ha, ma non si riesce né con l'una né con l'altra, però a ganci si riesce ancora a fare qualcosa, tradizionale un po' meno. Gli omini sono appunto a cuneo, a punta, per il gioco a ganci, per pinzare più facilmente le palline che sono queste gialle, quindi è più facile riuscire a gripparla. Ovviamente sul laterale però ha meno superficie di contatto, quindi quando si fa giocare il tradizionale devi proprio spostarla centrandola bene, perché se la centri male la perdi. Zanardi è un personaggio che ha, diciamo, un punto di riferimento per tantissimi ragazzi disabili o persone disabili che fanno sport, perché comunque lui ha dimostrato che era un campione prima nell'automobilismo e dopo, diciamo, la sua disavventura e i problemi, l'amputazione degli arti e quant'altro, è riuscito comunque con la forza di volontà, quindi è un punto di riferimento, perché comunque noi dico il mondo paralimpico, il mondo delle persone disabili, deve capire che per arrivare a certi risultati o a certi tipi di condizione fisica e psicologica bisogna avere un sacco di cervello e soprattutto forza di volontà. Lui ne ha avuta tantissima. Anch'io sono d'accordo con Fabio quando si dice che, diciamo, che la sua visibilità è maggiore perché comunque era un campione prima e quindi ha avuto, non dico la strada spianata, perché comunque ci ha messo molto del suo, chiaramente, ma da quel punto di vista lì, secondo me e anche secondo Fabio, è avvantaggiato. Bisognerebbe mandare qualcuno a diffondere, come si suol dire, questo tipo di sport e questa disciplina, e per fare questo servono delle persone adatte, che adesso io in Italia ce ne saranno sicuramente poche, che dovrebbero prendersi in mano questa cosa e andare a diffonderla e avere dei referenti e dire: ragazzi, noi cerchiamo di aiutarvi a darvi regolamentazioni, a darvi la possibilità di imparare il gioco, poi andrete avanti voi, però finché non c'è qualcuno che li avvia bene è difficile questo, quindi bisognerebbe investire probabilmente molto di più nella ricerca di figure che possano effettivamente dare un supporto concreto allo sport. Non è che uno si sveglia un giorno e ha la fortuna di dire: faccio così, faccio cosà.
a volte ci vogliono anche i supporti, noi lo abbiamo avuto grazie al Bresso che ci ha dato la possibilità di materializzare un'idea, perché se non avessimo avuto qualcuno che ci dava l'appoggio probabilmente rimaneva un'idea a sé.